Per evitare che cosa? Per evitare questa situazione, queste nostre aree che si rendono disponibili e che sono disponibili perché non ci saranno più le attività merci. Prima le attività merci venivano fatte allo Scalo Farino, si chiama Scalo Farino, che oggi è centro di Milano, la stazione Garibaldi, per chi di voi conosce di Milano. Oggi sono in queste condizioni, vengono utilizzate, vengono, perché sono spazi liberi, non permeabili alla città. Questo è stato il nostro discorso di vantaggio con le città, quando abbiamo ottenuto i metri quadrati di trasformazione. Perché oggi sono spazi vuoti, non accessibili e degradati e non liberi. Noi intendiamo utilizzare la leva, lo strumento della trasformazione urbana per avere valore da queste aree, ma nello stesso tempo per renderle accessibili. Cioè, l'accessibilità in questo caso non è più e soltanto alla stazione, ma ad aree che oggi sono delimitate da muri. Intorno a questo voi trovate 60 ettari nel cuore di Milano chiuse in muri. E all'interno di queste situazioni vedete qual è la situazione che oggi ci troviamo. E quindi la necessità di fare operazioni che contemplano anche e soprattutto questo scopo. Questo tema, come vi dicevo, lo affrontiamo dovunque, lo affrontiamo a Roma, dove anche in questo caso abbiamo necessità di mettere a sistema le 10 linee radiali nostre regionali che portano i 3 milioni di romani. Voi sapete, il centro storico di Roma comprende 1,3 milioni, 1,4 milioni di romani, il resto viene dalle direttrici regionali, le mettiamo a sistema, intorno a queste realizziamo grande operazione. L'operazione più importante che stiamo facendo è la riqualificazione dell'area di Tiburtina, anche in quel caso è prevista e stiamo già definendo la presenza in questa stazione, che è una stazione, non penso di avere immagini, innovativa, costruita con i criteri architettonici più moderni, da grandi nomi dell'architettura, qualità, ma non solo qualità nelle mura, qualità nell'organizzazione dell'immobile. Questo è il principio urbanistico, il principio funzionale, il principio economico che spinge a realizzare queste opere. Quindi anche a Roma lo facciamo, e questo è per esempio il cantiere in corso, questa è ancora una vecchia foto, siamo prossimi a inaugurarla, a settembre sarà aperta questa nuova stazione, poi nell'area verde che vedete dall'altra parte, sembra periferica, invece siamo al centro di Roma, sono grandi aree di ferrovie, c'erano i magazzini approvvigionamento delle ferrovie, quando si usava la logica di avere materiali per 2 anni, per 3 anni, delle famose riserve. Oggi i processi industriali, quando vi parlo, importano al just in time, cioè io quando ho bisogno di un materiale chiamo il fornitore che fa per me il magazzino e ce l'ho, quindi non ho più necessità di avere queste grandi aree. Progetto di trasformazione, se avete modo di vederlo troverete già la nuova stazione realizzata. Ma anche nel piccolo sito di Pigneto, anche questo, zona prossima a Roma, e in tutte quelle elaborazioni progettuali che stiamo facendo con l'amministrazione comunale, il principio è chiudere, suturare, rendere possibile il principio che il wrong side del binario diventano i right side, cioè diventano come l'altro, ci sia questo completamento, per cui questo fiume di ferro, che con i vari rivoli, possa non essere più di ostacolo a un ragionamento urbano. E concludo, questa è la stazione di Roma Tiburtina, ma la trovate con il caso di Napoli, che è un caso tipico, in cui l'intervento sulla zona, una delle zone che è la piazza Garibaldi, la piazza della stazione di Napoli, una delle piazze più degradate della città, con funzioni varie, io leggo sui giornali con frequenza la cronaca, come dice lui, napoletana, perché mi va di leggerla, ed è uno dei luoghi dove succedono di più aggressioni, accidenti, infortuni. Ecco, anche in questo caso con l'amministrazione abbiamo fatto addirittura ribaltando le posizioni, cioè la piazza Garibaldi diventerà sede della stazione del Comune. C'è già la nostra stazione centrale, la stazione Garibaldi, ma col Comune abbiamo avviato la riqualificazione completa di questa piazza, il progetto di Dominique Perrault, la metropolitana Liglia 1 della città ha accettato la condivisione e ha condiviso con noi questa nuova organizzazione della piazza, e nella piazza e nelle organizzazioni i temi, i problemi che voi avete affrontato e che ho sentito, mi scusate del ritardo dall'intervento del collega inglese, immagino, li affrontiamo e li abbiamo messi a base. Si deve offrire risposte ai temi della marginalità, che è marginalità di senza casa, ma che è molto spesso marginalità degli stessi cittadini delle città che abitano all'intorno delle città.
Grazie, grazie Carlo De Vito, veramente, intanto di essere qui, poi Carlo è anche un amico, veramente ci segue da tanto tempo. Volevo dire che forse, non so se tu avrai modo di essere qui oggi pomeriggio, comunque dico a tutti che noi oggi pomeriggio, cioè Fabrizio Schedi presenterà questo che è molto in tema con quello che diceva Carlo, che è la mappatura di 92 stazioni della Regione Lazio in termini di disagio sociale, ma anche sicurezza e decoro, per andare a poi a capire, no, quali possono essere anche le opportunità di sviluppo. Quindi questo ne parlavamo anche ieri con Frick e credo che sia uno dei punti su cui magari anche insieme a FS potremo lavorare bene e con le nuove strategie che ci si prospettano anche nella comunità europea. Bene, allora pausa.